Che cos'è questo? Che posto mai sarà? Ciao! Come state? Mi sono addentrata in questo posto. Sono in montagna, sono in Val Sangone, a passare insomma le feste pasquali come ogni anno e come ormai da anni e anni e anni. Vengo qui in montagna anche d'estate e facendo una passeggiata insomma tra i vari sentieri. Sono ritornata in questo luogo che in qualche modo anni e anni e anni fa aggregava praticamente tutta la borgata. Borgata che poi nel corso degli anni è cambiata e quindi chi ha iniziato ad affittare le varie case nella borgata, insomma, ha cercato di non uscire più tanto all'esterno, di non trovarsi più in piazzetta e in realtà ognuno sta nel proprio cortile. Ma questo era il luogo dove si giocava a bocce. E sì, si facevano anche tante gare, tanti tornei. E come vi dicevo, praticamente era un evento importante e quindi tutta la borgata si ritrovava qui. Tant'è che, per curiosità, come sono io, sono andata a cercare delle cose e ho trovato ancora dei fogli, guardate, dove 1983 praticamente c'erano i nomi di chi veniva a giocare, di quanto versava per affittare i campi da bocce. E adesso vi porto anche a vedere, questi sono veramente storia, si parla ancora di lire addirittura come spese. Adesso li lascio qui nel cassetto, richiudo e vi dicevo un pochettino. Questo qua mi dicono essere, chissà se c'è ancora qualcosa, lascio qua blues. Questo qua mi dicono essere il posto, senza tagliarmi, dove praticamente appoggiavano le bocce e i boccini, quindi chi veniva a giocare aveva il proprio posto. Infatti ci sono ancora i nomi, ci sono ancora i nomi, chissà se c'è anche il nome della mia famiglia, della mia famiglia acquisita, no, non lo vedo. Comunque mettevano i boccini e le bocce, poi chi veniva a giocare praticamente se le prendeva e boh, e li utilizzava per giocare. Ma che bello questo, è storia, è storia. Praticamente vi faccio vedere che c'era anche il nome della mia famiglia acquisita che giocava a bocce, perché devo dirvi la verità, mia suocera era anche una campionessa nel suo piccolo, che imbordava soprattutto quando giocavano la lui e lei, quindi c'era questa squadra mista e volevano tutti stare con mia suocera perché vinceva sempre. Questa grande donna. Grande donna che, devo dire la verità, non ha fatto tanta attenzione in questo weekend e siccome lei ama andare nei boschi, vabbè, a cercare funghi, ma in questo caso anche solo a camminare, dicevo, cosa ha pensato bene di fare? Di farsi una passeggiata. Ma come mi insegnano, mi insegnate voi e insegnano tutti, quando vai per i boschi non devi usare le scarpe lisce perché potresti scivolare. Ecco, è successo proprio questo, quindi praticamente che è successo? Sabato pomeriggio lei è scivolata nel bosco, si è rotta la caviglia. Questo ha comportato che la nostra Pasqua e Pasquetta praticamente è stata un pochettino stravolta tra ospedale e tra quello che poi ne consegue col gesso e tutto, quindi di un pochettino aiutarla, ha scombussolato anche un po' i nostri piani, che sono anche quelli della prossima settimana, dei nostri viaggi. Adesso vi dico, vi racconto. Intanto questo era uno dei campi da bocce, vedete? C'era uno, due di sotto e poi c'era l'altro qui dietro. Non peccato, c'è ancora addirittura il segnapunti, l'ha appeso. Queste cose qua sono tutte cose vintage, sono tutte da fare. Quindi ha scombussolato tutti i nostri piani perché in realtà con lei, con i miei suoceri e con mia mamma, la prossima settimana, il prossimo weekend, dovevamo andare al mare a Cassa e portarli a vedere il nostro alloggio. Aspetta, Bruce, mi siedo qua un attimo. Portarli a vedere il nostro alloggio. E quindi invece adesso con insomma il gesto praticamente salta questa vacanza, salta la sua vacanza che era in Sardegna a maggio e vedremo un po' che cosa dovremo combinare. Questo per dire che cosa? Beh, che intanto noi domani ci ritroviamo come sempre alle 9:15 per la nostra diretta ed è anche un po' per lanciare il nostro tema. Non tanto essere qui
Guardate che bella questa vallata che si apre. Dicevo, non tanto essere qui, prendere il sole, aver mangiato le costine, insomma, aver fatto la Pasqua con amici, ma per chiedervi, è mai successo qualcosa, cioè è successo qualcosa a voi in cui vi eravate prefissati magari di fare qualche cosa e poi, come sempre, qualcuno ha sconvolto i vostri piani, ha scombussolato tutto quanto. Ecco, di questo ne parleremo domani mattina, come sempre alle 9:15. Nel frattempo devo andarmi a mettere un po' di cremina, perché oggi con questo sole e un po' di venticello, effettivamente, devo dire la verità, la pelle inizia un pochettino a tirare. Spero però di essermi un po', come si dice, abbronzata. Perché questo potrebbe essere effettivamente il primo sole che prepara la pelle a quella che sarà poi la parte estiva dove ci abbronzeremo di più. Va bene, a me è successo questo, quindi recente, 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 fresco, fresco, fresco. A voi chissà che cosa è successo. Sono curiosa di saperlo, vi aspetto domani come sempre alle 9:15. Adesso vi mando un bacio. Magari vado a cercare delle bocce, vado a giocare un po' a bocce. Sì, potrei, così mi alleno un po' per la Francia, per CAP, che lì giocano a petanca. Nel frattempo ho il mio fido Blusvaldo, che insieme a me si metterà a giocare e faremo grandi, grandi avventure insieme. A domani vi aspetto, ciao, io prendo il sole. Blues, andiamo? Andiamo.